Ok, benvenuti a questo piccolo video dove cerco di spiegare quello che ho fatto mercoledì scorso. Questo sia per quelli che non sono potuti venire e sia per quelli che magari venendo non sono riusciti a sentire o che non sono riusciti a seguire meglio. La versione che faccio vedere è leggermente diversa. Ho cercato anche con il vantaggio di aver fatto l'incontro con voi mercoledì di semplificare lo script evitando alcune operazioni che ho visto che possono indurre in confusione. Okay? Quindi vediamo un attimo come funziona questa lavagna. Molto semplicemente, ogni volta che viene cliccata la lavagna, vedete che compare un refresh e viene visualizzata una statistica di quante volte, insomma, cioè del punteggio che ha ottenuto una singola persona. Questo punteggio può essere aumentato semplicemente con delle operazioni, dei quiz o qualunque cosa, insomma, che possa dialogare, possa aggiungere o togliere un punto. In questo caso c'è questo oggettino che quando viene cliccato praticamente aggiunge un punto. Per vederlo non lo fa istantaneamente, occorre fare il click in modo da rinfrescare la lavagna e vedete che il mio punteggio si è alzato di 1. Ok, questo in realtà è abbastanza, sembra una cosa banale, ma per implementare questa cosa e soprattutto per poter implementare delle lavagne multiple magari nello stesso sim, ecco, cercando di utilizzare la minore quantità possibile di script. Mi sono affidato, insomma, a un database esterno che è caricato su un sito su Google Apps. Lì ho fatto poi anche tutto un video dove spiegavo per i più esperti come farsi anche voi a gratis un sito web che permetta di poter servire a questo tipo di lavagne, di questo tipo di classifiche. Comunque vediamo un attimo. Allora, questa lavagna e questo cubo sono accoppiati, un po' come pensiamo che siano accoppiati. Non so se quanti di voi abbiano un telefono Bluetooth, sanno che per poter accoppiare un dispositivo Bluetooth ad un altro occorre insomma, mettere un qualche cosa in comune, quindi coordinarli in modo tale che lavorino con la stessa chiave di accesso. Okay? Questa chiave di accesso, allora, nel corso di mercoledì l'ho fatta vedere che si inseriva direttamente nella descrizione, ma il problema è che se poi qualche studente vostro fosse particolarmente dotato in informatica potrebbe alterare i risultati e per alterarlo dovrebbe conoscere questo codice. Come vedete, il codice adesso non è presente direttamente nella descrizione, ma in realtà è presente nello script. Quindi adesso apro un attimo gli script e vi faccio vedere dove ci sono questi codici di accoppiamento. Allora, il codice di accoppiamento, quindi cosa faccio? Faccio tasto destro, faccio modifica. Vado nel contenuto, scusate la versione inglese, ma io lavoro solo con quello. Vedete che abbiamo uno script della lavagna, che è quello che ci interessa. Lo apriamo e vedete che qui abbiamo la chiave di sessione. E questa chiave di sessione è fatta con questo numero che è abbastanza garantito che non è possibile, insomma, trovarlo a caso. Insomma, cioè, quindi soltanto aprendo questo script si può trovare questa chiave di accoppiamento. Notate anche che c'è anche l'URL dove c'è il sito web dove viene insomma gestita questa cosa qua. Noi possiamo quindi semplicemente questo discorso, trovare una chiave. Adesso puoi fare un piccolo discorso sulla chiave, però fondamentalmente una volta che l'avete fatto potete poi andare a modificare anche eventuali oggetti, bottoni o altro che avranno al loro interno anche uno script simile, quindi che punteranno sempre alla stessa URL, quindi dove è caricato il sito web e abbiano la stessa sessione. Se non è garantita questa equivalenza, i due oggetti non si toccano, cioè non possono influire l'uno con l'altro. Quindi vediamo un attimo di fare ad esempio
un esempio in cui prendo questo oggetto, lo duplico, vedete? E poi prendo anche il ladder e lo duplico per ottenere, quello è un po' che ho fatto vedere a lezione, no? In cui si cercava di... allora, l'originale è sempre quello spostato, quindi vedete che questo qui, fondamentalmente, se io clicco questo oggetto e poi clicco la lavagna, vedete che lui sta continuando ad andare avanti. Ah, una cosa, ho rallentato un po', le cose, quindi adesso appare un pochino più lento. Quindi magari forse dà anche un pochino meno soddisfazione, ma perché ho visto che se per caso molti cliccano, si rischia di incendiare un po' la sim. Quindi ho rallentato deliberatamente lo script in modo tale che quando lo clicco vedete che ci impiega 2 secondi. Questi 2 secondi li ho messi apposta in ritardo per evitare che tutti clicchino. Quindi se tutti cliccano allo stesso momento, qui in qualche modo cerca di evitare che tutti cliccano. Il fatto che la lavagna si rinfresca solo al click è un altro piccolo trucco che ho cercato di usare per ridurre il peso degli script sulla sim. Nella prima versione, infatti, la lavagna si auto-aggiornava, ma uno script che continua a lavorare anche quando non c'è nessuno che lo guarda è molto pesante per la sim. E quindi, anche se è un pochino meno bello, e visto che comunque appare abbastanza scontato che la gente clicchi, ho scelto questo strumento. Ok? Ora, quello che succede però, vedete che se io clicco anche la lavagna di sopra, ecco, tra l'altro vedete che si è un pochino, non è proprio il massimo, no? Quindi cioè, si è alterata. E qui insegniamo un po' il concetto che ho cercato di insegnare a lezione del reset. Quindi quando ricevete una lavagna che magari non funziona bene, cerchiamo di fare un reset della lavagna, quindi facciamo reset di questo, quindi lui dice, avete visto come ho fatto? Cioè praticamente sono andato sulla lavagna, tasto destro, modifica, e poi qui ho direttamente reset di tutti gli script. Okay? Quindi facendo reset di tutti gli script, qui mi chiede conferma. Ok. Quindi nel momento in cui ha fatto il reset di tutti gli script, posso provare a vedere. Quindi non l'ha preso bene, facciamo una cosa. Quindi fare la duplicazione di questi script non è stata una buona idea. Quindi cancelliamo l'oggetto che non funziona e prendiamo direttamente un leaderboard nuova, questa, quella che ho scaricato, e un header nuovo. Ok? E vediamo un attimo se funziona. Ah, ok, funzionava anche l'altra. Era solo una questione di avvicinarsi. Perché all'inizio non aveva una. Solo una cosa da dire. Ecco, se per caso non vedete la lavagna, conviene mettere il load factor alto. Quindi questo qui, load factor, premendo qua, load factor alto, garantisce che le lavagne, insomma, si vedano anche abbastanza distanti, e comunque risolvono questo problema. Ecco, la prima cosa che notate è che queste lavagne e questi 2 pulsanti stanno interagendo l'uno con l'altro. Quindi ogni volta che clicco su questo, vedete, lui incrementa il 6, ma in realtà sta incrementando anche l'altra lavagna. Quindi questi due sono accoppiati ma in maniera anarchica, nel senso che ognuno di questi bottoni sta avendo effetto sulle 2 lavagne contemporaneamente. Quindi come facciamo a fare in modo tale che questo bottone agisca solo su questa lavagna e questo bottone agisca solo su questa lavagna? È semplice, basta avere un codice di accoppiamento diverso. Avete visto che qui avevo un codice che ho chiamato UUID, che era questo 8C6, eccetera. Come faccio a ottenere un codice diverso? In realtà qui potrei mettere qualunque cosa, qualunque stringa che sia diversa, ma un modo assolutamente totale è quello di andare a chiederglielo. Ah, c'è proprio un sito che si chiama www.uidgenerator.net e facendo refresh, ogni volta che faccio refresh mi dà una UID diversa. Questa faccio copia, vado quindi sulla lavagna questa,
E qui vado a selezionare il vecchio codice che avevo, faccio CTRL V, incolla, e vedete che c'è un nuovo codice, salvo. Poi la stessa cosa la faccio sullo script praticamente del bottone, il pulsante, vado a modificargli dentro lo script e quindi adesso a questo punto sono sicuro che le due siano accoppiate, cioè che questo sia accoppiato con quello, che questo sia accoppiato con questo. Ok, ora una cosa soltanto, dunque questa qui adesso in teoria sarebbe accoppiata, ma vedete che conserva, ah no, ecco, non conserva, cioè si è azzerata, nel senso che non ha più. Quindi praticamente cosa succede? Che se io clicco qua sopra e poi vado a vedere, effettivamente ho ottenuto la classifica. Analogamente qui, vedete che era partito da 6, quindi se clicco e poi rinfresco, vedete che continua la sua numerazione. Adesso qui nell'esempio che vediamo, non è, allontaniamo un po' le due lavagne, un po', perché? Perché adesso vi farò vedere un metodo per azzerare anche, è un'altra differenza che ho fatto rispetto al corso di mercoledì, è che se io vado vicino alla lavagna, quindi qua vicino, quindi deve essere un pochino lontano dall'altra, e gli devo sussurrare alla lavagna un comando. Il sussurramento si ottiene con, credo, shift, cioè quindi se io premo qui, faccio ciao, poi faccio shift invio, vedete che compare la dicitura sussurra in italiano, whispers in inglese. Quindi qui facciamo barra 1 client db e poi shift inserisco, shift enter, ok, e non l'ha fatto. Aspettate che controllo solo una cosa. Sì, ho risolto più o meno il problemuccio, è che devo fare barra 1 e poi clear db e non clean db, e facendo questa operazione vedete che lui ha pulito questa lavagna, e se però ero troppo vicino all'altra mi avrebbe pulito anche questa, invece ciò non è avvenuto. Quindi questa, se la clicco e la rinfresco, va a 2, ma questa qua, essendo cancellato tutto, in pratica riparte da 0, adesso è vuota, quindi se clicco e poi rinfresco, vedete che passa a 1. Quindi ecco che abbiamo due classifiche diverse, una a questo momento è 2 e l'altra è a 1. Ovviamente tutti questi comportamenti degli script possono essere modificati andando sullo script lavagna. E se ad esempio ci sono delle parole in inglese che non vi piacciono, potete cambiare lo script corrispondente in modo tale che adesso, dunque parole in... No, allora nella lavagna non c'è praticamente niente, forse c'è un refresh da qualche parte che ho lasciato. Eccolo qua, al limite se non vi piace quella stringa refresh che mette qua, potete mettere un rinfresca o qualcosa del genere. Se volete che usi un canale diverso dell'1, vedete che io prima ho scritto barra 1, no? E clear db, e barra 1 praticamente è il messaggio che viene selezionato da questa llisten alla riga 549, e il comando clear db. Se non vi piace clear db, per esempio volete mettere un vostro comando voi, potete cambiare il posto di clear db, non so, tipo reset, reinizia, insomma qualcosa, quello che volete. L'importante è che non lasciate comunque tutte le altre frasi, lettere, come stanno, ok? Quindi riassumendo, facciamo un piccolo riassunto di quello che abbiamo visto in questo video, ok? Allora, innanzitutto queste due lavagne sono disponibili, quindi venite qui al momento qua, poi lo renderò disponibile anche in Edmondo. Comunque andate qui, fate altro e poi prendi copia
e quindi ottenete nel vostro inventory una leaderboard view no mesh, che è la lavagna, e poi il leaderboard view no adder. Allora, perché adder? Tra l'altro qui adder perché aggiunge, ma il fatto che aggiunga è definito dallo script. Anche qui, ecco, potete cambiare. Se non vi piace quello che è scritto sopra il tasto, lo potete cambiare il nome. E se volete che l'adder faccia un quiz, eccetera, dovete sofisticare questo script aggiungendo che faccia questo comando. Vedete che questo comando aggiunge 1 quando viene toccato, cioè quando viene toccato aggiunge 1, cioè prende il nome dell'avatar e il nome dell'avatar lo trasferisce, cioè prende prima la chiave, che sarebbe il codice dell'avatar, prende il nome e poi passa il nome a questa funzioncina che lo passa al database. Okay? Quindi ricapitoliamo anche il concetto di accoppiamento. Accoppiamento viene fatto mettendo nello script, e questo è diverso dalla lezione, la chiave di sessione è un valore, può essere in realtà anche una parola segreta vostra, cioè non è detto che sia per forza questo codice strano, ma se lo fate col codice strano, diciamo, avete la sicurezza quasi totale che non venga usata da nessun altro. E questa URL, di nuovo ripetiamo, deve essere anche questa condivisa fra i due oggetti, e questa URL praticamente punta al sito web su cui c'è una gestione, insomma, delle statistiche. Dato il fatto di avere un sito web è interessante perché si può avere anche una lettura della statistica anche fuori dal mondo virtuale, quindi utilizzandola proprio dal vostro PC, dal browser, facendo poi dei comandini che poi eventualmente vedremo meglio. Quindi, ecco, una difficoltà che ho visto a lezione è stata che alcuni di voi hanno singularity e fare il reset degli script, che avete visto che a volte io ho suggerito di fare un reset, non vi compare reset, oppure compare con una dicitura diversa o in un posto diverso. Nel caso che non riusciate a fare il reset, a parte che adesso nella versione che vi ho fatto vedere è meno importante, perché per cambiare la sessione dovete proprio cambiare lo script, e ogni volta che cambiate lo script e lo salvate viene fatto un reset. Ma altrimenti, se dovete fare un reset di uno script, ricordatevi che o fate il reset dello script così, oppure andate nello script, lo aprite e c'è anche la funzione di reset, oppure a volte io faccio anche fare un salvataggio così, quindi aggiungendo una riga, un carattere bianco, e lo salvo, e quindi tutto va a posto e viene fatto il reset. Oppure c'è anche un altro sistema, che è quello di selezionare l'oggetto in edit, e poi dal menu costruisci c'è comunque scripts e c'è reset, ora inizializza, reimposta, insomma tutte le varie varianti. Se non sapete, se il vostro viewer non ha queste funzioni, eventualmente cercatele e ci dovrebbe essere l'equivalente. Ok, allora, gli script adesso che ho cambiato li metterò anche disponibili pubblicamente su Pastebin, ma comunque finché siete qua potete prendere le lavagne che sono qua, che hanno tutti gli script dentro, sperando che i permessi siano giusti. E poi cercherò di mettere queste lavagne anche in Edmondo. E quello è relativamente facile, perché si possono spostare le lavagne mesh su Edmondo, ma non su Second Life, dove devo ricostruirle da capo. Ancora una cosa fondamentale: queste lavagne funzionano solo su Singularity o Firestorm, semplicemente perché sono mesh, e quindi se usate Imprudence, come qualcuno soprattutto di Edmondo usa, queste lavagne non si vedono. Un'ultima ancora FAQ che mi è stata chiesta molto spesso è: perché usiamo delle lavagne, diciamo, testuali con questi script, invece di usare degli script che permettono di costruire le scritte, insomma, dinamicamente in altro modo? Io ci ho provato negli anni passati a farlo, ho visto che in realtà sono abbastanza più lente, no? Fare il rinfresco della scritta
in quell'altro modo, comunque è un'opzione, quindi eventualmente Dominique o altri magari possono provare a proporre una variante di questa cosa fatta con gli script di OpenSim, però lo svantaggio è che lo script corrispondente non funzionerebbe in Second Life, quindi se voi voleste usare la stessa tecnica in Second Life non potreste farla, mentre invece queste lavagne mesh sono condivisibili anche in Second Life. Un'altra tecnica ancora sarebbe quella di vedere direttamente le pagine web sui prim, cosa che ho anche fatto vedere, o comunque si può, ma anche quello potrebbe avere qualche piccolo difetto, nel senso che non tutti riescono a far partire il multimedia sui prim. Quindi diciamo che questo è il modo più semplice, diciamo, più garantito per vedere il contenuto di una lavagna sia in Second Life che in OpenSim. E con questo è tutto. Poi eventualmente, se come spiegato a lezione, questo è diciamo l'inizio, nel senso che poi per avere uno script veramente funzionante occorre rifinire un momentino questi script, ma questo lo potete poi fare in o con un farò un corso, una sessione diversa, oppure insomma potete chiedere a qualche scripter di darvi una mano. E veramente a questo punto è tutto, vi ringrazio, buonasera.